Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 6, capitolo 93, 10 febbraio 1905. Trovandomi nel solito mio stato, mi sentivo uno scontento di me stessa, ed essendo venuto il benedetto Gesù, mi sono sentita entrare in tale contento che ho detto: Ah, Signore, voi solo siete il vero contento. E lui ha soggiunto: Ed io ti dico che il primo contento dell'anima è Dio solo. Il secondo contento è quando l'anima entra, quando l'anima dentro di sé e fuori di sé non mira altro che Dio. Il terzo è quando l'anima, trovandosi in questo ambiente divino, nessun oggetto creato, né creature, né ricchezze, rompono l'immagine divina nella sua mente, perché la mente si alimenta di ciò che pensa. E mirando solo Dio, guarda solo delle cose di quaggiù, quelle sole che vuole Dio, non curandosi di tutto il resto. Così si resta sempre in Dio. Il quarto contento è il patire per Dio. Perché l'anima è Dio, ora per mantenere la conversazione, ora per stringersi più intimamente, ora per attestarsi il bene che si vogliono l'un l'altra, Dio la chiama e l'anima risponde. Dio si avvicina e l'anima lo abbraccia. Dio le dà il patire e l'anima volentieri patisce, anzi desidera di più patire per amore suo, per potergli dire: Vedi come ti amo? E questo è il maggiore di tutti i contenti. Capitolo 94, 24 febbraio 1905. Questa mattina, quando appena è venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: Figlia mia, l'umiltà è un fiore senza spine. E siccome senza spine si può prendere in mano, si può stringere, si può mettere dove si vuole, senza timore di ricevere molestie e punture. Così è l'anima umile, si può dire che non tiene le punture dei difetti e siccome è senza punture si può farne ciò che si vuole. E non avendo spine, naturalmente non punge né dà molestie agli altri. Perché le spine le dà chi le tiene, ma chi non le tiene come può darle? Non solo, ma l'umiltà è un fiore che fortifica e rischiara la vista e con la sua chiarezza si sa tenere lontano dalle stesse spine.
Capitolo 95, 2 marzo 1905. Continuando il mio solito stato, mi sono trovato a cuore di me stessa e mi sono trovato in mano una chiave. Sebbene facevo una via lunga e qualche volta mi distraevo, pur non appena pensavo alla chiave me la trovavo sempre in mano. Ora vedevo che questa chiave serviva ad aprire un palazzo e dentro vi stava il bambino Gesù che dormiva e che io il tutto vedevo da lontano ed io avevo tutta la premura, la fretta di andare ad aprire, temendo che si risvegliasse, che piangesse e non mi trovavo vicino. Onde mi affrettavo sempre più, ma quando mi sono trovata lì per salire mi sono trovata in me stessa e quindi sono rimasta impensierita. Ma dopo, essendo venuto il benedetto Gesù, mi ha detto: figlia mia, la chiave che ti trovavi sempre in mano è la chiave della mia volontà che io ho messo nelle tue mani, e chi tiene in mano un oggetto può farne ciò che vuole. Splendidi questi capitoli, molto edificanti, soprattutto i primi due. Il terzo sembra un po' più per Luisa, insomma, che per noi comuni mortali. Comunque poi vedremo se è possibile trarne anche un insegnamento adatto a noi. Ecco, il primo capitolo ci fa comprendere che la felicità dell'uomo, di ogni anima, anche in questo mondo, è Dio solo. Appena arriva Gesù, Luisa si sente felice e Gesù spiega. I quattro contenti dell'anima, che sono tutti contenti che hanno a che fare con Dio. Possiamo subito dal che comprendere, con il consueto ragionamento a contrario, che chi non pone in Dio la propria contentezza non sarà mai felice. Perché queste cose non sono verità soggettive, cioè il contento dell'anima di Luisa è Dio, perché Luisa chiaramente ci teneva tantissimo a Gesù e quindi quando arriva lei è contenta. Non funziona così. Il contento dell'anima è Dio, di ogni anima è Dio, quindi è una cosa oggettiva, perché Dio ha creato quell'anima. Come diceva Sant'Agostino nelle Confessioni, tu ci hai fatti per te e la nostra anima, il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa in te. Per cui chi cerca il contento fuori di Dio non lo trova, non lo può trovare, anche se si gode tutti i divertimenti possibili e immaginabili che esistono sul pianeta Terra, non può però, non sarà mai perfettamente contento, si sarà divertito un pochino certamente e si sarà preso qualche piacere. Ma quello che tutti quanti cercano e che quasi nessuno trova, che appunto qui la chiama la contentezza, ma lo possiamo tranquillamente parafrasare in felicità, non lo troverà mai. Il primo contento dell'anima è Dio solo. Quindi dobbiamo innanzitutto chiederci se a questo noi ci crediamo e se per noi è vero che il primo contento è Dio solo. O la nostra anima è divisa tra tante, d'accordo, fonti di piccole gratificazioni, gioie, eccetera. Il secondo contento, l'anima dentro di sé, attenzione, fuori di sé non mira altro che Dio. E qui, imparare a vedere Dio dentro noi stessi e fuori noi stessi, cioè dovunque. Ci sono dei passi bellissimi, credo che uno ne stavo leggendo ieri sera dal volume 20, che spiegano come una vita matura nella divina volontà porta a vedere Dio dappertutto, perché Dio si vede in qualunque cosa che sta fuori di noi, esseri umani o altre cose della creazione, cose, piante, oggetti, animali, insomma, ma anche dentro di noi. Oggi, per esempio, è la festa di Santa Teresa di Gesù Bambino, no? La piccola via. Nel cuore della Chiesa io sarò l'amore, no? Ecco, la piccola via
di Santa Teresina, è una via tutta quanta interiore, di rientro in se stesso e di consegnarsi completamente nelle mani di Gesù e fare di Gesù solo con l'oggetto del proprio amore, e affidandosi e consegnandosi nelle sue mani come un giocattolo, le diceva. Secondo gli scritti di Santa Teresina, insomma, sembrano ad un osservatore, insomma, grossolano, no? A volte anche quasi un po' infantili. È tanto infantile che è una delle, per ora credo, tre donne che c'è il titolo di dottore della Chiesa. Quindi non credo che sia così tanto infantile, no? Lei aveva imparato a guardare Dio anche dentro di sé e vederlo, per esempio, nella nostra anima. Vederlo nel nostro corpo, no? Ogni tanto sarebbe bene fare qualche giro, ecco, nel vedere gli atti della Divina Volontà, per prenderne coscienza dentro di noi, non solo nel nostro cuore che batte, ma nei nostri muscoli che funzionano, nel nostro sistema nervoso che funziona, nei nostri arti che si muovono, nei muscoli che lavorano, nell'apparato digerente. Quando mangiamo e gustiamo qualcosa di buono, ecco, vedere l'atto della Divina Volontà in quella cosa buona che stiamo gustando, ma anche nelle papille gustative che abbiamo sulla lingua, perché altrimenti non li sentiremmo i sapori, no? Quindi è un mondo, ecco. L'anima dentro di sé e fuori di sé non mira altro che Dio. Il terzo. Ecco, che è un po' conseguenziale, no? Quando l'anima si trova in questo ambiente divino, nessun oggetto creato, né creature né ricchezze, rompono l'immagine divina nella sua mente, cioè non si riesce a distrarre, perché appunto vede tutte quante le cose in Dio, non isolate. Attenzione perché la mente si alimenta di ciò che pensa, questa è una verità fondamentale. Cioè tu stai in base a chi pensi tu. A chi pensiamo noi? Guardate che questo oggetto, questa domanda, dobbiamo interrogarci. A chi pensiamo? A cosa pensiamo? La mente si alimenta di ciò che pensa. Il fine, l'obiettivo, ecco, maturo della vita nella Divina Volontà è pensare sempre solo a Gesù, a Maria, a Dio. Sempre solo. E anche quando necessariamente dobbiamo guardare qualche cosa di qua giù, si guarda solo quello che vuole Dio e non ci si cura di tutto il resto. Quindi si adempiono tranquillamente i nostri doveri, no? E così si resta sempre in Dio. Questo è un esercizio da praticare. Non è un automatismo. È un esercizio da praticare con calma, da rinnovare. Certo, mano a mano cresce la vita nella Divina Volontà, e così questo aspetto dovrebbe gradualmente crescere. Tutto sta a vedere dove sono i nostri pensieri, perché la mente si alimenta di ciò che pensa. Ancora il quarto contento, e Gesù dice anche che è il più grande di tutti i contenti, è soffrire per Dio. Perché la misura dell'amore è la capacità di soffrire per la persona amata. E l'amore rende tutto soave, non solo soave e leggero, ma io sono contento perché? Perché questa sofferenza voluta dal mio amato è anche la più grande dimostrazione del mio amore per lui. Se noi non siamo capaci di soffrire un po' per coloro che amiamo, li amiamo, come dice San Giovanni, solo a parole e con la lingua, ma non coi fatti e nella verità. Ecco, oltre a questo patire, vedete, un'anima amante mantiene la conversazione con chi? Con Dio. Si stringe più intimamente a chi? A Dio. Si attesta non vicendevolmente il bene che si vogliono. A chi dimanda i suoi ti amo? A Dio. E quando
succedano tutte queste cose, Dio la chiama e l'anima risponde, Dio si avvicina e l'anima lo abbraccia, eccetera. L'anima volentieri patisce, anzi desidera più patire per potergli dire, vedi come ti amo? La massima attestazione di amore di Gesù è il martirio. E insomma, i martiri l'hanno tribolato, quindi non poco, tormenti grossi, inauditi, no? Questo è uno spaccato di vita divina. E questo è uno spaccato di vita di cielo, questo è uno spaccato di vita felice. Lo ripetiamo, Dio l'unico contento. Si vede Dio dentro e fuori di noi, è solo Lui. Ancora. Non si guarda, non ci si cura di nulla al di fuori di Dio, a meno che non ci sia qualche cosa di cui Dio vuole che ci curiamo, perché lo vuole Lui. E sempre in Lui. E infine, soffrire per Dio. Questo sarebbe veramente da... un punto da rivisitare spesso, soprattutto un'attenzione a chi o cosa noi pensiamo, perché la mente si alimenta di quello che pensa, non solo, e il cuore si attacca, mi permetto di chiosare io, nostro Signore, che dice queste stesse cose in altri punti degli scritti, il cuore si attacca a ciò che la mente pensa. E al tempo stesso la mente pensa a ciò a cui il cuore è attaccato, perché là dove è il tuo tesoro ci sarà anche il tuo cuore, e al tuo cuore ci tenderai con l'affetto, ma l'affetto porterà anche la mente a pensare a ciò che ami. Quindi c'è questo movimento circolare. Pensi a ciò che ami e ami ciò che pensi. Ancora, questo elogio bellissimo dell'anima umile, ecco, questa è una chicca di Gesù, magari non ci abbiamo mai pensato, bellissima, un fiore senza spine. Che significa questo? Significa due cose. Primo, che Dio può prendere quell'anima e farci quello che vuole, senza pungersi. L'anima veramente umile è quella che sta proprio, come dire, completamente consegnata, qui l'immagine della Madonna è spettacolare, no? E ripensare a tutti quanti i momenti della vita della Madonna, no? Da bambina Dio dice rompi i legami con i genitori e ti voglio nel tempio. Si strappa il cuore dal petto, perché è stato uno strappo per una bambina, e va lì. Tra l'altro perde i genitori mentre sta lì. Poi dice fuori dal tempio, si va in sposa, via! Poi si diventa madre di Dio, via! Poi si fugge in Egitto, via, poi si torna a Nazareth, via. Quindi, e poi quando è nato Gesù si deve partire per Betlemme, non c'è posto per l'albergo, fa niente. Quindi proprio l'anima umile è proprio l'immagine dell'anima che vive, cioè, la divina volontà non ha, come dire, barriere, non ha ostacoli, non ha limiti, veramente, cioè non è, noi tante volte magari lo diciamo al Signore, oh Signore fai di me quello che vuoi, poi appena comincia a fare quello che vuole cominciamo a resistere, a irrigidirci, a brontolare, a lamentarci, o a peggio, a ribellarci in alcune circostanze, no? Perché con le chiacchiere siamo sempre tutti bravi, no? Ma l'anima umile non fa le chiacchiere. Veramente si consegna e si offre totalmente. Dio può farne quello che vuole, veramente. Questa è stata la vita della Madonna. Ma non solo, e questo è ancora più, l'anima umile non punge il prossimo, non dà fastidio. Non punge né dà molestia agli altri. Immagine bellissima. Ecco perché
Santa Caterina da Siena chiamava l'umiltà la balia e la nutrice della carità. La balia e la nutrice. Un'anima che umilia non si permette di trattare malamente il prossimo in maniera volontaria, ma nemmeno, capito? Perché ha una grandissima considerazione del prossimo, si ritiene inferiore, cioè, mentre dice se gli altri mi trattano male, fanno bene, c'hanno ragione, perché io sono un poveretto, io non tratterò mai male nessuno però. Perché il mio prossimo è immagine e somiglianza di Dio. Ma non ci sono solo queste considerazioni, è proprio che l'anima umile è proprio bella, insomma, perché non punge, non gli passa manco per l'anticamera, non lo fa. E non arreca molestia. Pensiamo anche, no? Pensiamo no? La molestia che per esempio ci dà chi è importuno, no? Inopportuno, oppure, non lo so, invadente. Le persone insomma che sono invadenti, che entrano in zone riservate, no? Che fanno domande personali o roba del genere. Ma l'anima umile non si permetterebbe mai di fare una cosa di questo genere, mai. Quando rispondiamo in maniera sgarbata o peggio ancora gridiamo, no? L'anima umile grida? No. L'anima umile non sa neanche cosa significhi gridare. Bellissimo. E Gesù conclude, non solo, ma l'umiltà è un fiore che fortifica e rischiara la vista chiaramente interiore, e con la sua chiarezza si sa tenere lontano dalle stesse spine. Quindi non permette che dentro di sé, avendo questa capacità grande di vedere le cose, entrino possibili fonti di spine per sé o per il prossimo. Bellissima anche questa immagine. La bellezza di questi primi volumi è che c'è questo. Questa brevità, questa essenzialità, ma al tempo stesso questa immensa profondità, no? Nelle parole di Gesù. E veniamo infine alla chiave della divina volontà. Che cosa può significare questa immagine? No? Avere in mano la chiave della divina volontà. Sebbene facevo una verunga e qualche volta mi distraevo, pur non appena pensavo alla chiave me la trovavo sempre in mano. Ora vedevo che questa chiave serviva ad aprire un palazzo e dentro vi stava il bambino Gesù che dormiva. E che io il tutto vedevo da lontano, avevo premura, fretta di andare, onde mi affrettavo sempre più, ma quando mi sono trovata per salire, mi sono trovata in me stessa. Quindi questa chiave serve ad aprire un palazzo. Dove si trova il bambino Gesù che dorme. Io, sarà che oggi sono influenzato dalla festa di Santa Teresa e Gesù Bambino, mi viene da pensare che cos'è questo palazzo? È la nostra anima. Noi sappiamo che Santa Teresa d'Avila, non Santa Teresa e Gesù Bambino, Santa Teresa di Gesù si chiama, che è colei che è stata la maestra di Santa Teresa e Gesù Bambino. Nel suo bestseller Il castello interiore descrive proprio l'anima come un castello, quindi come esattamente come un palazzo, se preferiamo, no? Fatto a cerchi concentrici, cioè a stanze, dove più ci si addentra, più si arriva a sempre a chi c'è al centro del castello. C'è Dio. La grande frase di Gesù, no? Dice, non cercate, non andate a dire il regno di Dio sta qui, sta lì, perché il regno di Dio è dentro di voi. Questa è una cosa molto, molto affine agli insegnamenti di Gesù sulla divina volontà. Sappiamo che la divina volontà è una via tutta interiore. Cioè, quello che abbiamo meditato sul primo capitoletto di oggi,
Dio che è l'unico contento dell'anima, questa è una cosa che gustano soltanto le anime interiori. Un'anima esteriore, la mente si alimenta di ciò che pensa, stanno sempre a pensare alle cose esterne, non lo trovano mai Dio, d'accordo? E alle creature di per se stesse, poi senza nessun legame con lui, no? Quindi è bellissimo perché la chiave della divina volontà significa che se il Signore ce la dà, ci si apre la porta bellissima della vita interiore, cioè si entra dentro questo castello e si comincia a fare vita interiore. Questo chiaramente significa, tra le altre cose, molto importante da ricordare, per esempio una grande capacità di silenzio esteriore e interiore, una incerta inclinazione. Sapete che gli uomini oggi hanno paura della solitudine. Ma perché hanno paura della solitudine? Perché la solitudine è solitudine solo se è percepita e compresa come assenza di chi mi faccia compagnia. Ma è chiaro che se io vivo in funzione delle creature, andrò sempre cercando qualche compagnia, fosse anche una cosa, come dire, non lo so, buona, onesta, no? Cioè, un fratello, una sorella, non lo so, le persone che vivono sole, insomma, che magari sì, ecco, un qualcuno, ecco. Ma l'anima che ama il Signore, la solitudine, non soltanto che non la spaventa, ma la cerca. Noi sappiamo che ci sono sempre stati nella Chiesa, non è stata anche la prima forma di vita religiosa, i solitari, gli anacoreti, gli eremiti. E quelli che fanno, secondo me? Stanno tutta tanta la vita soli come cani, come diremmo noi. A Roma dicono a morisse dei pizzichi. Che fanno quelli dalla mattina alla sera? Stanno con Dio, stanno. Stanno con Dio, H24, la dimensione fondamentale con cui Dio si incontra, questo dobbiamo metterci bene in testa, è il silenzio. È il silenzio orante e adorante. E quel silenzio, come diceva Santa Caterina da Siena, che anche quando stiamo in monte, ovviamente, cioè non è che noi siamo tutti quanti monaci o eremiti, no? Molti, diciamo, fedeli laici, ecco, quasi questa espressione, fanno una vita molto. È molto, molto caotica a volte, no? Quindi stanno immersi in tantissime cose. Dice, come faccio lui allora? Non, fai, fai. Santa Caterina diceva che bisogna imparare a farsi una celletta interiore, come quelle dei conventi e dei monasteri, dove io, anche quando sono costretto per ovvie esigenze di doveri, insomma, no? Quindi a stare applicato, concentrato su cose non interiori, diciamo così, però non perdo mai quel senso dello stare dinanzi al Signore, della sua presenza, e tutto questo chiaramente in maniera che, facendo in modo che avvenga in maniera delicata, soave, no? Dico questo perché può succedere che un'anima, forzando un po', magari perché ha fretta e c'ha tanto desiderio di giungere a questo, come dire, sottopone la propria anima stessa a degli sforzi, insomma, sovrumani, no? Per stare sempre concentrata, eccetera, eccetera. No, certamente è necessario un certo impegno, ma deve essere sempre un impegno soave e delicato, nella consapevolezza che non si può giungere dall'oggi al domani, ecco, a avere in mano la chiave della divina volontà e quindi a sapere in qualunque istante e rientrare, entrare, trovare Gesù dappertutto, eccetera, eccetera. Quindi è un cammino, certamente, però è un cammino da farsi. E anche qui, chi vuole vivere in questo mondo deve necessariamente cominciare ad imparare a stare solo, a stare in silenzio. Ecco, è importante pensare e ricordare che nella Divina Volontà non ci sono nuove preghiere o alterazioni di preghiere esistenti.
C'è una forma di preghiera altissima, che è appunto la preghiera che si chiama genericamente tramite i giri, che sono di vario genere, ma c'è soprattutto la preghiera profonda. La preghiera profonda è quella che si vive nel rapporto interpersonale a tu per tu con Gesù o con Maria. La preghiera di amore, la preghiera di relazione, la preghiera di dialogo, la preghiera di confronto. Vissuta, ricercata, ecco, con loro, con i quali sono gli unici di cui parliamo veramente di tutto. Senza, ecco, andare a cercare in continuazione consolatori umani, appoggi umani, tutte le altre cose, no? Ecco. E diciamo che può andare così. O Santa Vergine Maria, noi ti ringraziamo anzitutto per essere il nostro modello di vita interiore e per aver vissuto pienamente, tutti contenti, cercati in Dio solo. Tu sei la nostra bussola, la nostra maestra in questo. E la campionessa indiscussa, insomma, ecco, assolutamente record assoluto, inattaccabile. E inavvicinabile di umiltà. Davvero tu hai fatto, eri completamente consegnata nelle mani di Dio. E tra l'altro, mai molesta a nessuno, ecco, ma soltanto la tua presenza e carezza dolcissima, insomma, che prende le nostre anime. Bene, prendici per mano, aiutaci ad addentrarci in questa stupenda via interiore, nella ricerca della nostra felicità in Dio solo e verso un'umiltà sempre più profonda, ad immagine della tua. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico comunque nella divina volontà, nel nome del Padre. Del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.